Il microfono funziona, bene. Allora, buonasera a tutti, ecco, grazie 10 minuti, lei ha accolto il nostro invito per la serata di stasera, un appuntamento come il Papa l'autonomia, sicuramente in cuore, avendo cada settimana con il Wiener del Pat, non è mai così, o non smangia un Wiener, qualcuno aveva suggerito, anche che il titolo, ma comunque si avete anche questa settimana con un appuntamento un po' specifico sull'autonomia, avendo ragionato anche dal ruolo della regione all'interno del contesto europeo, e è stato un bel appuntamento, sono gli soggetti spunti interessanti. E con che se ne vuole continuare a portare avanti, appuntamento sono Vina, sarà anche sabato, a dipendere dalla torre, dalla loro disponibilità, dei inquinti sul territorio, su tutta la regione naturalmente, per cercare l'importanza di proprio dal territorio dei protagonisti che sono dentro la comunità, le esperienze che fanno, che hanno avuto, e tanti suggerimenti che dopo all'aiuto la politica ti ha spunto da cercare da sul territorio, per dopo tradurlo in norma, sarà la forza di farlo, e no altri come il Papa l'autonomia in questa legislatura l'abbiamo proposto più volte, anche in qualche caso non si sente ascoltato, però insomma, questo è il ruolo che avete e che troverete importante in anno. Allora, ringrazio anche i nostri tre ospiti che hanno accolto insomma, di essere con noi stasera, per appunto, come dicevi prima, per contarsi qualche roba, tanto da Kevin Foss, che è Angelo Magno Frorago, che conoscete tutti. Non sei qualche duca non conosca dentro, ma insomma insegnante storico e soprattutto amica che dal Papa c'è che spesso viene a darsi e raccontarsi tanta roba dietro. E dopo avete la Stefania Marcoccio, che è la presidente del Gramaz, insomma presidente storica, anche la vicepresidente dall'inizio, da quando è stata costituita la cooperativa, adesso è il presidente, quindi a Iedo manderei qualche altro rispetto all'attività che abbiamo fatta. E dopo l'ultima che è Stefania Orsella, una che insomma dopo contarei dicendo la sua esperienza e la forza di una femmina di Furlana che è giù da fuori dalla regione a studiare, a fare esperienze, che ha avuto la forza e la volontà di tornare qua e di investire il suo sapere anche, per mettere su un'impresa e domandare insomma ci manca aiuto, ci manca sta gente, qualche insomma disegno risultati, quella roba che ha potuto scuviare anche con queste esperienze. Allora io ti sarei di attaccare un angelo, come dicevi prima, se potresti fare mille domande, sono anche una, così che partire alle compagne, facciamo che tu si lascia contare, ecco, noi se sta in sempre in qualche caso, a volte abbiamo anche che la speranza che tu si conta, sono anche riesce a svelare sempre dalle roba nuova e importante. Quindi ti lasci oggi, cerchiamo di stare sul tema che avevi impostato, e una sollecitazione no, che posso dire, da provare anche magari a fare un rapporto, circa anche prima, senza carattere nostalgico, no? Della comunità di una volta, no? le vicinie, le cooperative che sponsorizzano energia, no? che sono chiamò attiva, rispetto ma anche la teoria tornare, circa di comunità, di cooperativistico e di sociale che era una volta, rispetto ad essere le nuove realtà, le reti oppure le cooperative di comunità, adesso le comunità energetiche che stanno nascendo, no? Ecco, anche se magari spunta da che roba lì si torniva a fare, non sai, un parallelo, oppure capisci anche che mi sei mettendo adesso in volo a San o a Savaran, che è successo, sarà l'ultima volta che si realizzassi e ci sei strada che se devono ti appare, sai che è giusto. Ti lascio la parola e buona serata a voi, dopo una volta che abbiamo fatto il giro sarà la possibilità anche di fare qualche intervento o qualche domanda, insomma, ecco, la delibera, la serata è tutta per noi. Prego.
Benissimo, grazie, grazie a tutte, a Luigi che partecipi, alla DORS e al pubblico ovviamente. Ma fa una riflessione sulla montagna come elemento di resistenza e anche come elemento di innovazione, è un discorso appassionante ovviamente, a me interessa un seminario per poterlo fare, però ecco, qualche spunto potrebbe essere anche utile per un dibattito magari, no? Una considerazione. Intanto partirei dalla considerazione che dall'immaginario collettivo le montagne sono sempre state considerate un elemento marginale, no? E vin queste idee, la montagna è le grandi periferie, è l'altrove, là che vivi che gli altri, no? Perché non si pensa mai che la int dalla montagna, è qui sulla montagna, e arriva dove a creare una biodiversità con le montagne, forte, no? Importante. E questa purtroppo è una tradizione che peale tanti da tanti formà un immaginario collettivo. Le colpe addirittura potrebbero essere dette umanistiche, no? Le colpe sempre o di Petrarca o di Dante, in qualche maniera, che hanno sempre è attaccato loro, proponi, no? Le montagne come il sacro confine della patria, usano un termine particolare, e invece non è così, perché che gli asti Ains, prima di Dante e di Petrarca, e dimostra che invece a esistere una civiltà proprio, no? Del monte, una civiltà delle montagne, la che non è un no e che gli altri, non è, non esistere queste forme di differenze, e la che le montagne non è un confine, anzi, è proprio una frontiera, e il confine, lo sapete, alle alche che di vita, alle alche che oppositive, no? Al pomme anche una differenza tra quelli che sono di queste bande del monte e quelli che sono di altre bande del monte, invece le frontiere sono robe un lavoro più porose. Sarebbe interessante veramente un seminario a livello non regionale, ma di macro region, ma addirittura des macro regions che hanno se fatto le monte. I butti non è lì, pensate. C'è che la dorsale degli Appennini si ha rappresentato come forme di resistenza in tete romane, no? Si presenta sempre Roma come la civilizzatrice del mondo, ma c'è che hanno fatto i sanniti, no? La spopolazione dal sannio resistint alle forze imperialistiche di Roma a Mertares un approfondimento straordinario. E il fatto che Aquileia sia stata fondata di tribù che venivano, no? Fondate come colonie romane, no? Cioè che dopo chietava le ore più antiche, ma le int che venivano proprio dal Sannio è un lavoro interessante, no? Come idea della Lucania, la produzione da Lucanie che veniva da Suania sostanzialmente, no? Come culture radicate dal territorio. E quindi concentrarsi però su destri sense dalla civiltà alpine, la struttura è anche molto qui interessante, anche molto qui plena di interesse, perché fin da ete protostoriche queste montagne, le nostre monte, è avuto un'opera di traduzione di culture. La montagna, le Alpi, arrivava ad ora da mettere insieme il bacino dal Mar Neri, il bacino del Baltic e le culture del Mediterraneo, giusto per avere un'idea. E che i popoli pastors, transumans, che si sono radicati sulle monte, hanno dimostrato che il sistema dagli sbalatis, che ha sempre petenato le nostre configurazioni territoriali, arrivava a creare un indotto virtuoso, ma che tutti i popoli dell'Europa e chiappavi sugli sdorsali, dalle montagne, come una specie, se volessi, grande, straordinarie vie, là che non nome i beni, no? Non nome i demai, o buce che si produceva, ma le sculture, gli idei, i mis, i rituali, gli slavis, e venivi mischiati insieme a formarci che si chiama Necoinè, cioè un gruppo di elementi, una costellazione quasi, no? Di elementi, perché la differenza diventava sororità. E che
esiste la Sierra di Kant in tutte le fasi protostoriche, fino ad arrivare addirittura al periodo Pancentic, là che i Belenos e i Meduna effevelavano un lingaccio sostanzialmente di un evore grande, no? Che partiva dalle Anatolie, provate a pensare alle mappe dall'Europa e risaliva sulle zone dei Balcans, arrivava sulle creste dagli Alps, a passare dalla zona danubiana, arrivava dall'Europa centrale, le zone della Galizia, attuale scenario spaventoso di divisione, si pensa, no? Come che purtroppo sono testimonis, e chiappava dentro la Mont francese e arrivava addirittura fin sui Pireneos. Allora, se no, i divini aviodi queste strutture, come le strutture antiche, là che i popoli si incontravano, allora i divini veramente capivano che le Mont non è mai state, se no, in una trasformazione politica, un elemento di divisione, ma è stata sempre una formula di buon accetto e anche di interlocuzione, anche di traduzione reciproche, e questa a partire proprio dalle ete protostoriche. Dette di Miech, si dà che già con l'età dell'antichità, pensai il nome che ha rappresentato la civiltà del space, le pieghe. La Mont è stata le prime e fevelante dalla Mont Furlane, i feveli del Magistero di Iglesie di Aquileia, è stata le prime a capire come la plebs e può diventare la comunità, non il popolo soltanto, come Calerno visite durante le ette romane. Plebs è diventata la comunità che gestiva, non come il credo, e quindi un'identità che era un'identità religiosa, ma a gestire il territorio di un enclave, che era un territorio grande. Pensare a Zui, a Zuc, ad Imbilin, cioè che hanno rappresentato proprio fin dal principio. E se si rende conto che l'Eglise di Aquileia è stata le prime Eglise di cristianità, veramente le prime, quasi che è stata Costantiniana, una delle prime a fondarsi in queste voie di capirsi e di fevelarsi insieme, arriva anche a capire come che il sistema della plefa è stato radicato sul territorio. Una plefa, quindi una comunità de mont, che aveva le braure di nominare il plebanus, il pleban, che rappresentava le esigenze, non come cultuale, non come religiosa, ma proprio di ambientale. Il arrivare ad ora a sistemare i sacraments in una specie di ordine che chiamava dentro le vite, le morte, le nascite, le transizioni, tutti i passaggi che hanno le competenze da essere vivi in queste chiere, e fa pensare che probabilmente il pui de plane, un evore pui de plane, le monte e ha dato fin di subito, fin dal principio, un esempio di straordinaria condivisione e anche di buon accetto. Perché che la grammatica diventava una grammatica che poteva essere capita di tutti e poteva essere mettuta insieme proprio per la sapienza collettiva. E se noi pensi che la Splays della Tiarnia rappresenti una costellazione, un arcipelago, o di inclamare così, di popoli, di liendis, di strutture mentali, di arte e di bielezze, e che questo sistema ha durato per secoli, e ven quasi di pensare che forse di Timps, poi donne di noi, hanno perduto queste consapevolezze, queste tante più forti. Un episodio, pensate che quando si vede dietro dei Longobards, o dietro dei Goths, la Splays e i monasteri di Mont e sono stati le prime aziende là che le comunità si riconoscevano parte di un territorio, che arrivava ad ore a sfruttare che l'economia ha un simbolo pastorale, no? che si cerca di definire sempre, ma là che le culture dal fa diventavano anche la cultura dal pensare, e le identità non erano mai un mood per questi, per questi che gli altri, ma diventava un'intersezione per riconoscersi parte
di una situazione, un errore più grande. Piltrude che era le mari di quei tre importanti snowboards che hanno fondato le badie di Sesto in Silvis, aveva pensato, e sì, alla fine del secolo VIII, dopo di Cristo, aveva pensato che le zone di Pradungli, Prat das Dunglas, il nome di questo, e sì, in chiare e profonde, e poteva rappresentare una risorsa per i puers che vivevano in te plane. Là che le economie dei pastori si poteva proviodi le lane e la chiara, perciò che in te plane hanno si morisse di fame. Allora è quasi una situazione completamente ribaltata, no? Rispetto al modello che viene presente. È un monte che arriva ad ora a sostenere il territorio. Altro che retroporto, no? Come che si intende e continui a sentire, no? Era un territorio, un evore forte. Ecco, la situazione è che è cambiata quando il sistema medievale, beato patriarcato, attacca il paese e vignesi. E Vignesi a sua volta tutto, Vignesi torna a trasformare il mondo in confini, era schiaffone, attacca schiaffone, e tacca a doprare per consumare. Pensate che non è una nave dall'arsenale di Vignesi e comportava 1600 lens, una nave. E allora sì, in quel caso lì tu hai una situazione che diventa resistenziale, perché il mondo e ha insegnato che in una situazione del genere le risposte più importanti erano le resistenze. E c'è che le monte ha resistuto dal periodo di Vignesi, quindi fino al 1697, alle esemplari. Non faveva il nome dei cramars, ma i spalons, i bandis, le comunità oppositive che venivano condannate dai tribunali di Vignesi. Condannate perché che volevi che la risorsa che fosse una risorsa di comunità, di vicinieri, cioè le comunità del paese, del villaggio, e che il bene che si produceva sulla monte hanno scomparito lontano dalla monte. Le aghe, soprattutto le aghe, e l'en, e bevi di essi risorse di tutti. E quindi queste opposizioni è stata una opposizione fortissima, ma plena di grande dignità, tanto che, giusto per citare, sin attorno al 1780, quindi in un periodo antimo veneziano, a Guart, pleve importantissime, le comunità dalle vicinis erano gestite prevalentemente dalle femmines. E allora anche queste forme di identificazione da la monte, che per Fulan ha un nome di femmine, la monte, no? Con l'elemento femminile e resistenziale, un altro modo per affrontare il problema e per arrivare a lei, anche in una clave che può essere moderna, su 90 vot femmes, dal 1680, 90 erano rappresentanti di femminis, perché gli uomini erano a cramare. E che non ha di essere letto secondo le tradizioni che era pure da monte, quindi i maschi lo dovevano immigrare. Perché i cramars non erano migranti, erano economie innervate su un territorio di lavoro grande che portava risorse alla fine su quel stesso territorio. Non era una situazione di depressione, non era una situazione di economie pure, ma era una situazione fortemente resistenziale. Da che la consapevolezza della vicinia si sovrapponeva all'elemento identitario femminile. In che assemblea lì di Guart, su 90 vot capi famiglia, 90 erano femmines. E mi piace sempre ricordarci che disse il luogo tenente Veneto, che fa una relazione ad oggi, e a disse che ve a ce fa con 90 femmines di Guart e Chiarnieves, era una situazione per lui inconcepibile, preferibile di essere mandata a scombattere qui tra i turchi piuttosto che non di rendiconto agli femminis di Guart. 90 comunità, se? 90 fuchs a Sinisele, in queste forme. Quindi una fuarce sicuramente straordinaria. I voi di corse, il periodo di Austria, fin 1266, prevedente ovviamente il tenestre
delle nostre aree, delle nostre zone, prima che arrivasse il Regno d'Italia, e torna a essere un elemento virtuoso. Perché non esiste confine. E le comunità dalla monte furlane sono per adis in tutti gli elementi un lavoro grande che ha per dentro Buda, Pest, Vienna, Cracovia, Lubiana, Zagabria. E non si studia mai a volte c'è tanto che l'istorsale dalla montagna in quel periodo lì, dal 1697 al 1866, fatta salva l'incursione di Napoleone, non si vede mai a studiare a volte come che la dorsale hanno rappresentato una grande autostrada. La che le Inde l'ave a lavorare, con una specializzazione peate alla monte, e a diventare maestranze di straordinarie competenze, scarpellini, terracini, che facevano i puins e che facevano le scalarie, a i miei domandarsi in tutta Europa. E è quasi una metafora che la Inde della Monte vede insegnata all'Europa a fare puins e a fare galerias. Che sono delle lenti che mette in togno le persone, ma non sono i muraos, ma non sono i confini, con i fistinati e con i sentinelli. Il ponte e le galerie sono delle lenti che permettono di creare comunità, di creare sovrapposizioni. L'Italia purtroppo torna invece a portare il senso del confine, il senso di una patria che ha di essi preservata e le monte a dovente presidio. E torna anche l'idea che si diceva prima, chiantate di Petrarca e di Dante, e le monte torna a essi confine. E che il capolavoro, purtroppo considerato una vergogna, ma è un capolavoro, Maria Zef. Al conte c'è tanto che il regno dell'Italia l'ha umiliato e trasformato le culture della monte in una cultura che si schiaffoava e che diventava una cultura o sottana o che si imbarbariva, portando che narrazioni spaventose, no? Di Sierra Dure che le monte non aveva mai avute e che purtroppo è subito in maniera importante, ma anche mo e resta resistenziale. Perché che lei dalla monta ha sempre avuto le possibilità delle voi di resistere. Pensate agli sideis che tornavano dai paesi della monta con gli ambis e con gli scranis di che calavano a vore dall'Europa. In Val Pesarine, dal 1900, era una percentuale altissima di utopisti. Utopisti. Le basse furlane neanche non sapeva ce n'era né le anarchie né i primi pensieri dal socialismo utopistico, ma la monte sì, e anche mo' pradunni, no? Forse per queste vitrine lontane di Piltrude, e continuava a pandire come una forma e un'idea di straordinaria innovazione. E mi piace sempre di ricordarci che ha detto Giampaolo Green, antropologo, no? Che ha detto si deve svolgere di sapere e di viodi la novità, non nome dei chiapieri o dagli scarpi, ma proprio di cercare dentro del chiave, dagli persone, dal Novecento, sulle screature del secolo breve, i devi di là sul mondo, perché era lì che arrivava la modernità, le forme di un pensiero che poteva essere oppositivo, a sé, alle differenze tra sottans, ovviamente, e paros. E questo le monte l'ha portato in avanti, malgrado le orrende trasformazioni delle prime guerre mondiali, che ha trasformato di molte volte le monte in confini e in tragedie, in una opposizione tra le culture che non erano dalla monte, che veniva di fuori, pensate ai fusilati di Giugio Vinti, che sono la dimostrazione più grande di come le culture che venivano di fuori hanno imponuto un sistema. Là che il soldato che era di leve territoriale dimostrava che era impossibile combattere in che situazione lì, e l'ufficiale che veniva di fuori invece lo considerava un traditore, un disfattista, e lo fusilava. Ecco, questo era un caso emblematico per dimostrare proprio, no? Le mancanze di comunicazione proprio. E anche mo, e finisce lì, sempre per restare dall'ambito, le tragedie dal ventennio fascista
e ha complicato ulteriormente queste situazioni. Ma c'è che il fascismo ha fatto, ovviamente, restato indiscutibilmente odioso come schiaffoamento delle libertà, ma, e non si studia mai a onde, le voe di savoltà la montagna, trasformandole, no? Anche molte volte, in tune barriere, quindi la barbarie di chi che non aveva la civiltà latina, e quindi i barbaros mux e i barbaros class, e dovette una forma di trasformare grammatiche di comunicazione della montagna in una realtà completamente differente rispetto alla struttura mentale e culturale e antropologica della montagna. Ma la montagna resiste. 1933. Hitler vince la selezione in Germania. 1933, Tatiana, prato carnico, una femmine, le panciane, e quindi è vivo a Tatiana, ma è vivo di Panucce, ha pratint, e sin dal 1933, che il suo uomo, che aveva un anarchico, Furlan, che vive e all'opera a Parigi e aveva copato i fascisti, e dice che aveva sprissato sotto il tram. Ha pretinto che il suo uomo al torni a chiesa Tatiana e arriva di persone, una femmina, 1933, undicesimo anno della rivoluzione fascista, e arriva ad ore a Poartano in Chiarnia con un funerale, 1933, che arriva ad ore a mobilità tutte le monte furlane, tutte, a Vignu, i Malgars, i Fedars, i Pichepieres, i Terracini, se torni dalla migranza, parrindi onore non a quel morto, ma alla femmina radicata sul territorio che aveva miliardi di anni da ordine e d'ogne die che svindicava una grammatica di libertà, che è la grammatica della mondo, e che si è esprimuta ovviamente sulla condivisione dei beni, ovviamente sul sistema del statalismo, sì, sicuramente, ma questa è fondamentale. E per arrivare in questi stimps, il dopoguerra ovviamente alla anche molte volte buttate per sole queste narrazioni odiose dal nemico, il nemico era diventato qualche un altro, no? Ovviamente, guerra fredda. Ma la montagna resiste in maniera forte, fortissima. Non è vero che avere un confine sensibile per la Inta della Monte. Perché che la Inta della Monte, una banda di chiatri, si è sempre tabata. Ha sempre arrivato a smitiare in qualche maniera, a evitare i sistemi di controllo. E queste, anche queste, e sarei sulle storie di studiare, se le università del Friuli fosse manco interessate agli statuti di Urbino e magari e stichas i studenti a portare in davanti le ricerche che hanno fatto con questi territori. Il tramonto apparentemente ha attaccato a scopolare il mondo, l'estate. Inutile che la Clemone, non dice che l'estate il tramonto, l'orcolato. Eppure, di che l'orcolato? E mi piace sottolineare, e finisco veramente, domani scuse del sbordadube, all'estate il responsabile della nascita di una consapevolezza forte, resistenziale, culturale, dalla Int Furlan. Perciò che eludis con un grande affetto e anche con tutti i marum, i premis, disubbidiens, quintri dalla curie, che non arrivava né in che volte, come che non vive neanche uno a capire le esigenze dagli spioris, perché che probabilmente si è dismenteata dalla buccia degli spioris e probabilmente i pastors, come che disse il Papa, no? E non hanno più le comunanze di vivi con gli spioris, sono masse e doprasta, i palasta al potere, ma i predis di subidienza, di che anni salì, subito dopo il tramonto, avvenivi in mandas sulla monta, ascoltare la loro libertà intellettuale, che diceva per esempio che un popolo, perché con piacere anni, Montenars, ha il diritto
di preare il suo Dio in te stesse lenghe che lo blestemmo. E quindi sono blestemmo per furlare, ma tu anche preare per furlare. E ti vuole passare, queste. Ma che i preti di subidienza, che pensi ti vuole volte a guardare, pensate come che le storie ai tacadice viscosa a disegni studiosi francesi, no? Le storie ai tacadice guardate, che la caere in 90 femmine che combattevi, boh, la morte è dovente il look là che i preti di subidienza vengono in mandarsi, ma dovente anche la più grande forma di ispirazione, il più grande elemento di ispirazione per una rinascita culturale e identità delle streghe. Preti a Pien, a Guard, di che Jensen imparà via con ignominia dalla curia, al torne a tira fuori che tradizione dagli splesi, a chi andà di espui, che non vuol dire un voli passatista, come che a Siniscumo, ma vuol dire tornare a pensare che probabilmente che grammatiche che si fevelava di miliardi di anni e che erano le grammatiche che permettevano di lavorare chiantant e di trasformare fatie in chiant, o come che ha distinto maniaco, dimostrando portare a dorso di donna la fatica dell'uomo, forse avere una forma per dimostrare che il solestans è sempre venuto pure dalla morte. E la int dalla morte è podares per un effuarcio straordinario per dimostrare che non ha di essere così. Bella sarebbe la carnia se non cominciasse da amaro, ma c'è sta succedendo da amaro, che è un elemento di tecnologie avanzatissime, è un centro di tecnologie e di riflessione avanzate, dove si può discutere, ma insomma, e dimostra che anche in montagna si può fare futuro, ma si può impostare un discorso di tecnologie avanzate e di futuro. E che non è calzericolato, ma altrimenti veramente un elemento di grande dignità, di grande prospettive, che all'anta al domani, ma non dismetterà mai di durare che si vede. Perché se si perde la dimensione della storia, questa dimensione della storia, a si rischia di vecchie crisi di anomie, no? Di sempre i miei studenti. La crisi di anomie è la più grave crisi che può schiappare. Se lo schiappa come uomo e femmine sarà Alzheimer, ed è il mal più scarpone di capità. Perché non tu arrivi a riconosci chi che ti vuole in bene e che ti sta in doglia. Tu scancerai le tue memorie. Ma se l'Alzheimer acchiappa un popolo, allora la situazione diventa una situazione pericolosa. Perché le storie cancellate è una storia che si può tornare a scrivere come che si vuole. E io ricordo che le monte, con le sue tradizioni un po' di me, queste fierezze di resistenza. Grazie. Soprattutto anche
come dicevi prima, come SPON, cioè che ha bisogno di risorse, ma anche di informas e anche di una manca, no? Noi nomi da pensare anche a altri, insomma. Una bella responsabilità chiedermi se stiamo andando dalla parte giusta. Buonasera a tutti e grazie. Grazie anche perché venire da tuo Angelo che ha dato così tanti spunti, sono emozionata, soprattutto quando hai parlato di donne, devo dire che siccome lavoro sul tema è una cosa che mi ha dato molto. Due parole, due solo per dire chi siamo. Siamo una cooperativa sociale, abbiamo sede a Tolmezzo, quest'anno compiamo 25 anni e nasciamo come ente di formazione e poi chissà perché si è accomunato al nostro percorso un lavoro fatto con le persone, quindi sull'innovazione sociale e sullo sviluppo locale. Nell'ultimo periodo, come dire, questa mole di lavoro poi ci ha visto in qualche modo affiancare la nostra attività anche con un'altra società che si chiama Amelius, che collabora e lavora insomma con noi. Cramars, dicevo, nasce come ente di formazione, ma non può, secondo me, per la sua natura di essere su un territorio di montagna, non considerare che può essere un ente che non parla col territorio e in qualche modo in maniera naturale si è avvicinato a questi temi. E, preparando così quello che insomma, spero di riuscire a raccontarvi stasera, ho pensato che queste tre parole che avete messo a titolo di questa serata, comunità, terre alte e economie innovative, sono la base sulla nostra attività quotidiana sostanzialmente. E mi piaceva partire da queste tre parole per poi raccontarvi alcuni dei progetti che stiamo seguendo, perché ci fanno da fondo, da sfondo, da terreno comune. Nelle parole di Angelo ho trovato tante delle riflessioni che in qualche modo stiamo facendo. Intanto terre alte, no? Basta territori marginali, basta, no, ritardo di sviluppo, basta fragili. La montagna ha l'unica colpa di essere in salita o in discesa, ma questo non significa essere marginali. Marginali si diventa quando le politiche economiche e le politiche decidono che quelli diventano i margini, come ci hai ricordato tu. Diventano i margini di interessi economici, soprattutto, che spostano, no, lo sviluppo nelle città industriali, nelle zone industriali, e che drenano sempre più, no, la popolazione dall'alto verso il basso. Si tenta poi, no, di dare una risposta alzando le aree industriali a mezza montagna, ma questa frana, questa deriva della popolazione non la si riesce a fermare. E oggi il problema demografico per le terre alte è il problema insieme ad altri, chiaramente, ma è un problema con cui bisogna affrontare. La montagna, io lo dico sempre, è solo il posto che anticipa quelli che sono i fenomeni che poi si svilupperanno in tutta la regione. Ogni regione si comincia a parlare di allarme demografico, noi c'eravamo 20 anni fa che stavamo parlando di questo. E questo diventa anche la fortuna in qualche modo, perché diventa quel territorio dove si possono sperimentare delle soluzioni che poi possono diventare case per essere trasferiti. E questa forse è anche la libertà della montagna, no? Cioè del fatto di poter essere un territorio dove le cose si possono fare. E questi margini che ci vedono, no, come dire, contrassegnati sul territorio, diventano in qualche modo deficit di cittadinanza, cioè deficit di possibilità di esprimere i diritti pieni della cittadinanza. Nel momento in cui su quei territori i servizi o le attività non si possono realizzare, perché si decide che non si possono realizzare, perché i numeri non sono quelli che consentono l'economia, in quel momento lì stiamo alimentando una cittadinanza che non è piena, che non si compie pienamente. Devo dire che questo ragionamento è quello che sta poi alla base di quella che è stata la strategia nazionale delle aree interne. La si veda bene, male, come è andata, non ci importa, però ci importa
vedere come aveva cambiato l'approccio e il punto di vista su, quelle, su quei territori, non più nord-sud, non più una quota altimetrica, non più una dimensione di numeri, ma lavora sulle distanze, le distanze dai servizi, le distanze dalla scuola, le distanze, i tempi di percorrenza per andare in ospedale. E quindi trasforma le aree marginali in una situazione, come dire, puntiforme in qualche modo su tutto il territorio. Per la prima volta forse siamo accomunati da tante cose, noi, Monti della Sila, l'Appennino, no? Non tanto perché viviamo una condizione di altimetrica simile, ma perché conviviamo condizioni simili. E i margini, no? Ce lo ricorda Giovanni Carrosi, che è un sociologo poi, no? Che insegna a Trieste, i margini diventano il problema nel momento in cui i margini diventano un problema, quindi diventano territori dove partono delle proteste, dove partono dei sistemi che non vengono ricondotti, no? Perché ci si accorge che qualcosa sta succedendo ai margini. Ai margini sta succedendo che le comunità che le vivono, vivono i territori, e allora cominciamo a pensare alle comunità. Le comunità, i territori non sono nulla se le comunità e le persone che ci sono lì non li abitano. Non li abitano, non ci lavorano, non ci fanno famiglia, non richiedono servizi. Allora, parlare di comunità, che è un altro dei termini che riprendo in prestito dal titolo, non può, come vi dicevo prima, non parlare di demografia. Angelo citava prima le donne. Se noi guardiamo i numeri, scopriamo che le donne sono quelle che stanno abbandonando di più la montagna, e questo è un dramma, perché se le donne vanno via, la montagna muore perché non manca quello spirito generativo che poi normalmente dà vita e dà sostegno ai territori. Quindi demograficamente c'è un allarme anche sul tipo di abbandono della montagna. E lavorare per noi sui territori vuol dire lavorare con le persone, questo è fondamentale, e le comunità vanno rispettate, perché sono gli scrigni e i contenitori delle risposte dei problemi. E le comunità hanno al loro interno le risposte, perché nessuno meglio delle persone che vive un territorio conosce le risposte di quel territorio, e vanno ascoltati. E questo è il lavoro che in qualche modo tentiamo di fare quasi ogni giorno. Vanno ascoltati e va fatta un'azione maieutica, no? Di permettere alle comunità di esprimersi in maniera, io direi, consapevole, che è l'altra parola. Portare, lo dicevo prima, no? A far emergere in maniera corretta, consapevole, i bisogni, e poi trasformarli in maniera corretta in richieste di policy, di attenzione, direi che è un lavoro che in qualche modo deve essere accompagnato e deve essere sostenuto. Sostenuto con le comunità, sostenuto con le persone, sostenuto con le aziende, perché l'immagine naif della montagna che attira, no, i lavoratori, i giovani che decidono di fare agricoltura, è bellissima, ed è verissima, ma i numeri sono piccoli. Il 30%, oltre il 30% delle persone lavorano nel manifatturiero. Allora è inutile, no? È utile ma inutile raccontare la montagna come le caprette di Heidi, passate ad esempio. Io continuo a dire che deve passare l'immagine di una straordinaria normalità, difficile, una straordinaria normalità del vivere questi territori. E divento un po' critica, diventa straordinaria normalità vivere in una terra alta, in un bel paese, in un bellissimo paese, ma anche in un brutto paese. E quello che si sta cercando di trasformare quei posti in oasi di bellezza che devono essere attrattive per i turisti che vengono la domenica, no? O questa, mi dispiace, insomma, fare una critica così su questo bando che ha messo un sacco di soldi sui borghi, mettendo i borghi, i paesi uno contro l'altro, con una roba, no, il PNRR, che è una roba
si fa, prediligendo quelli belli perché in qualche modo avevano dei progetti vincenti, e quelli brutti cosa facciamo? Li buttiamo via. Essendo completamente scollegati dai bisogni delle persone, abbiamo messo un sacco di soldi pensando che quei posti li diventassero attrattivi per chi? No? E per chi ci vive lì ogni giorno? Quali sono i bisogni di quelli, di chi ci vive lì? E l'ascolto è l'arma che secondo noi in qualche modo va attivata nel rispetto delle comunità, appunto. E la terza parola che così questa sera avete stimolato è questa delle economie innovative. Allora, non si fa innovazione se non si fa innovazione sociale in montagna, quindi se non si ha il rispetto delle persone. Si fa innovazione sociale quando si coinvolgono le persone. E si è innovativi quando? Quando si portano alte tecnologie, sì, quando si portano anche piccoli passi, tutte le comunità a fare dei piccoli passi avanti. Quindi è vero che no, dobbiamo puntare sulla digitalizzazione, ma la digitalizzazione deve essere inclusiva, perché altrimenti aumentiamo quelle differenze, quei gap, come si dice in gergo tecnico, fra chi sa e fra chi non sa. Quindi i territori diventano innovativi nel momento in cui crescono tutti crescono di un po'. Per cui è importantissima la parte di infrastruttura, ma è altrettanto importante la consapevolezza che portiamo le persone verso questa parte. C'è un dato che mi ha colpito molto rispetto a perché le aziende non fanno progetti, il 64% scusatemi, delle aziende non fa progetti legati all'innovazione. E allo stesso tempo vi do un altro dato: aree interne ha dei fondi dedicati alla formazione dell'innovazione nelle imprese, deserti o quasi deserti. E rispondo alla e perché ci hanno chiesto a Trieste? Perché non, questi della montagna non fanno le domande, no? Nelle aree interne. Perché innovazione che è? Allora c'è bisogno di chi va a parlare con le persone, come dicevo prima, ma chi va a parlare anche con le imprese, perché trasferire innovazione vuol dire fare delle cose super super, ma anche fare delle cose molto piccole che accompagnano tutti a crescere un pezzettino. E quindi quelle economie del territorio diventano innovative nel momento in cui diventano sviluppo per tutti, quindi sono sostenibili, sono attivo sviluppo locale, non sono un'oasi, ma sono un attivatore di territorio e quindi attivo altre possibilità, sono generativo, allora sì che sono un innovatore su questo territorio. E in qualche modo attivo un inizio di catena di valore, quindi il mio essere impresa sul territorio, il mio essere economia, diventa così se divento all'interno di un ecosistema che è comunitario, che è di sostegno in qualche modo. E, dentro un luogo in modo inclusivo, mi viene da dire, allora sì, faccio economia innovativa, nel momento in cui riesco a non essere una moda distaccata da tutto il resto. E mi piace portare tre progetti che collegherei a queste tre parole, tre progetti che in qualche modo alcuni sono all'inizio, altri sono in fase conclusa. Poi concludere un progetto di innovazione sociale, quando concludi? Boh, io non lo so quando si concludono i progetti di innovazione sociale, non certo quando è finita la rendicontazione, che sarebbe la cosa più facile. Quando finisce l'impatto, come lo misuro l'impatto di un progetto che ha messo in moto persone? Io faccio fatica a capire quando si chiude. Quindi vi dicevo tre progetti che legherei alle tre parole che insomma avete proposto stasera sulla nostra riflessione. Sono progetti che sia meglio schermarsi, in qualche modo stanno portando insieme, tre dei tanti insomma. Stiamo lavorando sul tema delle terre alte con un'iniziativa che si chiama Vieni a vivere e lavorare in montagna, una piccola iniziativa perché vedendo esempi che si stanno realizzando in altre regioni d'Italia, la nostra è piccola ma importante e
è quella di incentivare, no, la conoscenza dei territori, quindi stiamo lavorando su 8 comuni, anche a Tramonti, a Stregna, a Esia Risutta, e raccontando, diciamo, creando le comunità accoglienti, quindi promuovendo un sito che poi verrà promosso, però questo è proprio sta nascendo questo progetto. Comunità che accolgono possibili nuovi abitanti, questo sito diventa una vetrina di possibili luoghi dove vivere, e gli abitanti in qualche modo diventano gli alfieri, i testimonial del vivere in quel posto lì. Dico piccolo perché altre regioni, penso al Piemonte, su un'iniziativa del genere hanno fatto una legge regionale con 10 milioni di euro, finanzano dai 10 ai 50 mila euro di nuovi giovani abitanti che, scusate, vengono a vivere su questo territorio. E, come dico sempre, bisogna partire per iniziare a fare delle cose. Questa è un'iniziativa che è stata finanziata da una fondazione, quindi in qualche modo intanto facciamoci conoscere, facciamo vedere che ci sono delle case disponibili, facciamo vedere che ci sono delle persone disponibili che narrano il loro vivere nelle comunità di montagna. E l'altro progetto che in qualche modo volevo portarvi era quello dell'economia, dell'innovazione economica. Stiamo continuando, ecco, a lavorare su Proxima, queste vetrine digitali, che se le guardiamo da un punto di vista tecnologico sono banali sostanzialmente, sono dei totem dove le persone possono, diciamo, con l'aiuto diciamo, del commerciante degli ultimi negozi di paese, fare la spesa. Questo perché nasce? Nasce perché avevamo condotto una ricerca che poi si è incrociata con i temi della pandemia e avevamo capito che questi ultimi negozi che erano presidi sociali, che erano animatori di comunità, che vendevano anche il pane e latte, facevano un sacco di cose, avevano delle difficoltà oggettive. Prima fra tutte, sono molto tecnica così, era quella di fare il magazzino, quindi in qualche modo non riuscivano a sostenersi, avere una varietà di prodotti, no? E quindi la vetrina digitale diventa quella che aiuta in qualche modo il consumatore ad andare lì e fare la spesa. Sarebbe riduttivo se mi fermassi qua. Quella è la scusa in qualche modo che nell'erogazione del progetto raccoglierà non solo la spesa, ma raccoglierà tutta una serie di servizi che verranno messi a disposizione. Poi ogni commerciante, ogni, insomma, negozio se l'è un po' adattato, cioè chi aveva bisogno di fare la tintoria o altre cose. Ma quanto potente sarebbe quello strumento lì, se potrebbe diventare il posto dove fare lo speed, dove leggere la pensione, dove prenotare le visite o altri servizi, è quello che stiamo andando a fare. E anche qui no, l'idea che il termine tecnologico digitale avvicini e non allontani, no? Quindi il totem, la vetrina digitale deve avvicinare, non deve allontanare, quindi riduco il tempo della spesa, ma sto lì a bere il caffè in qualche modo, quindi valorizzo questo aspetto. L'ultimo progetto che così vi racconto è un progetto di comunità che ha molto valorizzato il termine di comunità e che ha realizzato Melius insieme a Camas, è un progetto tra terre e confini, tra, diciamo, terre alte, tra confini e frontiere, per prendere due parole che Angelo ha più volte ricordato. Quindi 5 comuni posti, diciamo, sui confini. E le comunità che vi vivono, che diventano comunità accoglienti e che in qualche modo permettono di sperimentare, no, il vivere del confine anche a chi viene con uno strumento delle passeggiate. La passeggiata insieme a chi il territorio lo vive diventa un momento di confronto con le persone e in qualche modo di accoglienza e di conoscenza reciproca. Anche per sfatare quell'idea della montagna chiusa, che chiusa non è, perché man mano che ci si avvicina alla montagna si apre.
invece da lontano sembra chiusa, ma avvicinandosi poi alla montagna permette di vedere che c'è di là. E questo, e poi insomma, se volete ne approfondiremo anche i termini dei progetti. E l'idea è comunque sempre quella, no? Di un lavorare con le persone, di essere innovativi, ma nel rispetto insomma dell'innovazione che non deve diventare invadente in qualche modo. E la tradizione è importante perché ci dà quelle basi di conoscenza, di rispetto, perché poi nel lavorare con le persone si arriva in punta di piedi con umiltà, mi viene da dire, perché l'atto dell'ascoltare, dell'ascolto attivo che poi ci permette di fare iniziative è un atto di umiltà sicuramente, quello di mettersi, di sedersi, di abbassarsi, di ascoltare, no? E la tradizione deve diventare in qualche modo una scusa per guardare oltre. Diceva Gustav Mahler che la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. E quindi da questa tradizione, no, dobbiamo guardare avanti e innovare per noi, come dire, l'impegno un po' quotidiano. Io vi ringrazio e resto poi a disposizione per ogni approfondimento. Grazie. Grazie Stefania, grazie mille. Condivido con te quando dici che le cose che accadono in montagna accadono molto prima che poi in altri luoghi, e questo ci insegna anche che fare imprese in montagna, una cosa fondamentale è che l'impresa sia sociale, cioè nel senso che abbia una predominanza di aspetti sociali che poi abbiano una ricaduta sul territorio. Quindi anche poi credo la fortuna delle imprese che stanno investendo anche a livello più grande, se mantengono questa caratteristica, forse riescono a fare più fortuna di altre. Veniamo all'altra Stefania. Allora, io ti ho introdotta così come giovane donna, lo sei, insomma, ecco, dopo questo percorso di studi che ti ha portato a Siena, prima a Milano, e anche a intraprendere insomma un'attività fuori dal tuo paese, da Buia, tu vieni da Buia, insomma, no? E quindi hai avuto questo coraggio, chiamiamolo così, ma non so se è la parola giusta, di rientrare e di investire su un'attività all'interno del borgo dove abiti, un borgo piccolo di Buia. E allora la domanda è, non chi te l'ha fatto fare, non è questa la domanda, cosa ti ha spinto, ecco, a rientrare? Qual è stata la forza che ti ha attratto, ecco, per ritornare nel tuo paese? E se ci racconti anche adesso, dopo l'esperienza di un anno circa, quasi un anno che hai aperto, che cosa è successo anche non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma come lo vivi, come lo stai vivendo tu e come lo vive la comunità anche assieme a te? Sì, dai, diciamo che passare lui ha come tutti, manco il coraggio di cercare di passare ai paesi montani, perché sono i servizi, sale tutto il movimento alle più facili, alle più facili dal lavoro, il tavolo, eccetera. Però è un rischio che vedevi, che hai sentito su di me per prime, è che se veniva avanti sentito manco il senso di comunità, e il tuo paese diventa come questo che tu vas a dormire e tu stai aspettando un curtito, no? E tu hai manco il contatto con il gioco di stato, perché alla fine il senso di essere stato con questo e non tu un altro. Quindi appunto sentito in questa percezione che ho vissuto su di me per prima, perché appunto ci sono di Buia, però ho studiato a Lung via e dopo per si sa si è lavorato a Udin, sono stata antica Udin e non arrivo anche là da Buia, anche per me essere diventata non presa da là a dormire. Per me frazione e vita di Buia, sono tutte le vedute una buona sfidata di attività, quindi anche di questa che è in questa. E allora, l'anno passato, il 23 di dicembre, l'anno passato
Vierte, che stabilità fisica, Metlabs, edicole, librerie e anche i partiti, lavorare con le grafiche per sistemi saudi, dice che in queste robe classiche focalizza un tic tutto, cioè che fa, no? Anche se assieme a se lì un tic scollegato, le librerie, che ricame gli studi che hai fatto in lettere e dopo ricame le mie attività di grafica che partono davanti anche là. Però prendi tutti e mi dico che diventava questo, perché lei va, si piatta, si trattava e così, so, non è che mi interessa veramente l'obiettivo di dare il migliore ecco. Però come tale hai accesso a Int e vi dico che dopo quasi un anno funziona, perché le risposte state ancora fatte fin dall'inizio di Asset Prince. Il primo è stato un po' difficile, fatto 3 giorni. Le prime, perché chiaramente io vedi pochissime robe, no? Quindi tu che mi domandavi le robe che non bevi, e ho avuto tanta pazienza. E le seconde, perché mi domandavi tutto, le robe più difficili sono le fa capire che non hai e non avrai mai grande vinci. Anche chi lo sfrutta sotto altre forme.
Comunque sì, ti ringrazio per questo tuo impegno. E gentile non è proprio, sì. Perché sì, non è tanto coraggio e tutte le fortune di poter provare, che magari te non hanno le fortune di poter provare a sviluppare le loro idee, no? E tu, le fortune di poter provare, cioè c'è massa più insieme in cui sa c'è caso succede se non va bene, no? E che è la prima differenza. Quindi tu dici bisogna incentivare questa forma di imprenditoria anche in altri luoghi, là che sono giovani come te che hanno voglia di mettersi in gioco. Va bene. Allora, io ti sarei adesso che abbiamo fatto il giro, insomma, se qualcuno vuol portare un suo contributo, vuol fare qualche domanda ai nostri tre ospiti, eccoci, gli do il microfono. Magari vi presentate così, perché che ricordo. Renzo Lomboezzo. Allora, io racconterò tre storie simpatiche. Io ho cominciato ad andare in Carnia 50 anni fa, 52. È stato il mio primo viaggio. Come gli oggi che si spostano da Valabra, perché non sapevo dove andare, no? La prima macchina, come se di luglio del 69. Dopo abbiamo continuato a frequentare la Carnia, che abbiamo conosciuto gente, insomma, no, fino a prima del terremoto. Poi ho continuato ad andare in Carnia per lavoro, quasi ogni martedì. E ogni chilometro che facevo mi chiedevo, ma come? Dopo 50 anni io continuo a percorrere le stesse brutte strade che sono in Carnia. Una curva dietro l'altra, una peggiore dell'altra, con tempi di percorrenza che sono fuori dal mondo, che non sono di quelli che vuole avere il tunnel, l'autostrada, la superstrada. Però migliorare qualche piccola curva, mi ricordo, io mi immagino quelle due prima di arrivare al pezzo, che sono a gomito, che sono da brivido. Se tu corri un po' ti trovi la corriera davanti e ti rimane al posto Fiat, scritto rimane con noi. E già questo è un problema, quello che ricordasse prima la Presidente, no? La percorrenza oggi è una cosa interessante secondo me. La seconda è questa, per capire la proporzione. Mi trovavo da un pezzo agli 80 e il sindaco era Renzo Petris. Eravamo proprio dove la strada gira per andare a Sauris. A un certo punto mi dico, ma scusa Petris, macchine con targa Gorizia, Trieste, Udine, ma com'è che nessuno si ferma, io me la ricordavo. Pochi anni prima a Pezzo era una bella cittadina, un bel paese, pieno di gente, soprattutto d'estate. E detto, ma come vanno tutti a Sauris questa gente qua, nessuno si ferma da un pezzo. Cioè, andare a Sauris, una strada che lì non è che sia tra le più simpatiche, no? Lo faccio in moto, lo faccio in macchina, però insomma, Sauris ha saputo fare tre cose belle. Ha mantenuto un bel ambiente, ha mantenuto delle belle case, hanno imparato a fare il prosciutto, come si dice, lo spec, la birra, è un paese accogliente, c'è un buon ristorante dove mangi bene, che non c'è a Cemona, ad esempio, sai, sono un piccolino. La risposta di Petris è stata questa, da brivido. Mi ha detto, oh, può essere, sono mica chiari etichi, che l'ho capito. Vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Com'è che questa gente qua di origine austriaca, credo, è riuscita a sviluppare in una valle che probabilmente 100 anni fa era tra le più povere della Carnia, è riuscita ad essere prima quasi della Carnia ad attrarre turisti e non per andare a sciare, no? Perché la pista è ridicola, insomma, no? A portare gente che parte da Gorizia per andare a mangiare alla pace, no? Paghi bene, mangi bene, e questo mi pare una cosa importante. L'altra, secondo me, un po' più breve, è un po' più vergognosa, perché questa storia delle strade, ho parlato con tutti i politici della Carnia. E guardate bene, se io potessi schiacciare al computer F1 e vedendo 1960 quanti soldi sono arrivati in Carnia, noi potremmo comprare il Canada, che in Carnia si era messo, ha fatto moltissimi soldi. E quando spiegavo queste cose qua ai politici, soprattutto la percorrenza e le strade, sa che sto peccato. Allora la domanda, chi lo può rispondere, dov'è che abbiamo sbagliato?
se tu in 50 anni hai perso 10.000 persone in carne, vuol dire che qualcuno ha sbagliato. E che i politici non si sono considerando che lì hanno avuto politici di rango, no? Tutti, tutti, da presidente di regione fino al senatore Cappelletto. Quindi, e anche vescovi. Com'è? Anche vescovi. Sindici sono un po' macumbrato, ma vescovi. Cioè, vuol dire, la domanda è semplice. Qui hanno sbagliato in tutte queste robe. Se oggi ci troviamo, non solo le donne che vanno via perché tu non dai l'opportunità di lavoro, no? Eh sì, perché sennò perché una? Perché credo che loro sì ne possono trovare in carne, no? O no? Ecco, un altro bella domanda. Va bene, grazie. Grazie. Ciao Renzo. Sì. Buonasera, grazie di aver organizzato questa roba di Verona, cosa che secondo me in quel momento quando c'è certe il che se lo beccai, ecco com'è. Sentite i discorsi di per 620 ring sui di Verona, sui Angelta Curti, forse con una minoranza. Sentite quanto sono io che sono io stati a dos dei Pink Sears, le asa, robe che le crea dei personaggi. No, il personaggio è Annibale Salsa, Annibale Salsa è un sociologo, è stata già partita anche se nella CRAI, è nazionale, ha lavorato a Trento e ha studiato tutta la sua vita, tutte le economie, la sociologia, insomma, da varie alpine, da smosse. A distantissimo di loro, questa è la sua ricerca, ma c'è che vedi qua di sottolineare un signore che mi sembra molto importante, ha visto che qua rischia di salvare la morte, perdita di popolazione, di lavoro. Qua anche il centro decisionale viene spostato da Mont verso la Pandora e sempre di più in questi anni il centro decisionale è spostato, di Casù, la Casù di Pui, la Caconte di Pui. L'ultimo centro decisionale importante che sta spostato con me è la sede dell'azienda sanitaria, la direzione dell'azienda sanitaria del Mont. Passate per completo silenzio, seppur pure Mont sulla sanità che è stata fatta anche in Italia, ma questo era un ruolo assolutamente importante, impressionante, non disti un lavoro per settore, no? E queste robe qui, soprattutto per cui calabriotta di dentro, è stata una grossissima perdita per il territorio, perché appunto le decisioni sono si chiappi dall'ospedale di Udine, che ovviamente non si diventa la periferia, e tu viesti la periferia da periferia, e la monta periferia da periferia da periferia. Il secondo personaggio che mi è venuto a te è fusionato da Michele Cortani, che dal 37 da 30 volte ha scritto un libro, una ricerca importante che si chiamava Il popolamento delle montagne italiane, in particolare il popolamento della montagna peruana. C'è anche facile. E ora che l'elemento, con me, un elemento di importanza sono una ricerca assolutamente dettagliata in maniera approfondita sotto il profilo economico, sociologico, una marea di dati, parlei in maniera integrale proprio di questo territorio e arrivare alla conclusione che purtroppo già cent'anni fa, che è roba che sta succedendo per cent'anni successivi, a Vignia era già evidente. E uno degli elementi che lui mette, fra i tanti, mette come critic, è il fatto che l'Orivin, come dice adesso, sta in rate, una volta si vedeva che l'Orivin era d'accordo, per cui hai una val e un'altra val, un bor è una frazione e un'altra frazione, da in campanile con un passo con. E questa roba in capo, ovviamente, è un punto di caduta notevole, che purtroppo c'è anche dopo, in modo evidente, alle stesse robe, di cui peraltro alle leate anche il discorso di prima, per cui si avvantaggiano che sono in tanti, che stanno al centro, e che noi invece, come i famosi caponi, no, di Renzo Tramandina, continuiamo a barbastare. Grazie. Sì, prego. Grazie per i presenti. Sei Andrea Beltrame, sei assessore al Comune di Reciute e sei membro dell'ufficio di presidenza del Parco delle Prete Giulie. E sei anche un già, ma non sdistro, già che vai. E qual è importante non te posso dire, perché infatti Vignotti si sente un po' abbattuto sul Covid, ma qual è importante non te posso dire di che sono le attività che dall'interno di Artis
quale si interna, se come si volta male, se si sta facendo. Il comune di Rosiute, si racconta, ha 275 abitanti, quindi alle vicini. Viene aderente al progetto Reclamars con un gruppo di volontà di portare avanti. Ma non è il nome del progetto, che passa sulla Ponte Bane, la Vellut, c'è chi sta in facendo sulla Ponte Bane, sulla statale, e sta realizzando un hub importante per la ciclabile. Sta in facendo un mostello, e viene appena finito la dimette poi questa stazione, e grazie a un presidente del FUC, che non nomini, e viene anche un treno che lo stiamo dentro questo, barra per venire utilizzato come punto di ristoro in queste zone. Quindi abbiamo un'area camper, una stazione di bike sharing e quindi un hub importante che riguarda la ciclabile. Ma non volevo integrare la visione. Volevo integrare una roba importante che stiamo facendo e che mi dà verso che ha il professor Florio, non da parte del 2018, e viene ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO. Lemone ha fatto parte di un'area UNESCO, un'area importante. E comunque stiamo lavorando per creare un'area UNESCO transfrontaliera. Quest'area UNESCO si chiama NEMAP, alle Man and Bicycle, da che l'uomo al po' vivi e poi viene un sviluppo senza modificare l'ambiente, oppure modificarlo senza rovinarlo. Questo è il progetto che l'UNESCO ha usato con il sud. La riconosciuta che questi territori sono vocati per fare questo tipo di attività, cioè di far vivere l'OMP con sviluppo. Metti insieme OMP e sviluppo. Il parco dalla sua iniziativa è dalla sua, come si dice, termine, dal suo obiettivo è quello di salvaguardare il centro che è la biodiversità. Però dentro Cagnestri del parco e Cagnestri Plan di conservazione e sviluppo, che lei Vanzelli che non è lì, si chiama il piano di conservazione e di sviluppo. Quindi non mi viene operato sia per la conservazione, e si capisce che all'interno del parco, nelle zone alte, le dubbie si conserva le persone, non è che è un grande lavoro di conservare, non è che faccia incentrarsi atomici o grandi robis, neanche in un parco. Però la semenza è anche la sviluppo, quindi utilizzare la conservazione dall'ambiente come sviluppo. Ma allora lo dico, sincronizzato, cioè di far sì che la monta, considerando che il parco al passo sui vecchi confini, sul Chianin, per capirsi, sui confini della Slovenia, che la monta non lo segue poi alta di via, ma anche l'unisce. E quindi per prima volta abbiamo fatto un accordo con il parco del Triglas, perché per riguarda le robe semplicissime, si partisce per esempio Stefania con le robe piccole, no? Per fare un viaggio lungo si deve fare il primo passo. E noi abbiamo cominciato a fare un accordo con quelli di singoli famesi, in Slovenia i famesi di Cedros, per Istanbul, non abbiamo iniziato in Istanbul, di là lo sbarrare, di casa si sbarra, di là si sbarra. E quindi per questo è, per stare occupando di Istanbul, si prende volanza. E questo è stato il primo, la prima samenze di un sistema che le ha dato in avanti Cagliani. Di questo è nascuto un sistema di transfrontalità, di collaborazione fra i due parcos. Questa collaborazione non è una parola, sono state riconosciute dall'Europark. Europark è l'associazione che ha chiamato tutti i parcos europei. Lei fa parte della Convenzione delle Alpi, quindi è un sistema europeo da che non si sta riconosciuto assieme con il parco della Triglia. Ma non questo, quindi che sinceramente ce la continua ad affrontare, perché se non dentro di noi vedi questo obiettivo, che era il sviluppo, e mi fate il passo successivo, cioè che va bene, riesce a trasformare la salvaguardia di quel che è la biodiversità, però mi fate il passo successivo, mi fate, e stiamo lavorando, siamo stati conosciuti, e la carta europea del turismo sostenibile. Quindi l'Europa era riconosciuta in estreare come CES, la estreare transfrontaliera come CES, come area di collaborazione per un sviluppo turistico sostenibile. Quindi la resilienza dei nostri territori sarebbe forte,
professor Florio fa parte anche della governance, dal MAP MESCO, la Fondazione Sciences Governance, il gruppo che lavora, se non si vede il professore. E qua la GUBI, la fa parte la GUBI che al governo, che queste aree UNESCO che fra poco diventerà un'area UNESCO transfrontaliera. Grazie. Sei sicuro che l'UNESCO per quanto riguarda il MAP, ma anche per il riconoscimento delle Dolomiti, dal Parco delle Dolomiti, è una roba importante. Ci che mi preoccupa è il discorso di alimenti, che avevo questo riconoscimento, non l'avevo, e sperei che qualche dono, sì, Tina sorella venne lanciata. Aveva dei intervenire? Non parlo della schiacca. Buonasera. Il signor ti ha portato lavoro a Midole, ma c'era poco lavoro, allora mi ha detto che le responsabile della roba della montagna, allora lo signor ti dico. No, perché l'ultima volta che ci sono io tu, hai dato le tesi di laurea sulla Tabaia Furlani in Argentina, mi pare che ti hai risolto le robe, no? E il signor ti ha dato il carico. Allora, l'ultima volta era in sala da provincia, a Odi, e da Baia 25 anni sta la prima conferenza regionale dell'immigrazione. E il signor si contenta di Chicago Waters, ma c'è che secondo me la prima roba più importante di tutti è la partecipazione da IN. Punto. Quando tu fai partecipare a IN, allora le robe si nascono e crescono e si alzi, si induce. Se no, avviene come che è succeduto in tutti i quattro anni, che ognuno sta a casa sua, e lì non mi sembra come che voi cavate in game, che sono le due o tre, che conoscete bene, che tanto che hanno già fatto l'abbonamento ai pesci gratis quasi, no? Pur di avere voto, questo qui avanza di bilancio. Allora io ho a te per parlare a Rubis, e ha qualche anno, il prego di conquista. Si chiama Progis, marzo 1983, allora, un bel affare. Allora, questa che roba qui nasce, grazie alla medium di un che lo scontrerei un'altra volta con lei, allora una persona intelligentissima, e che la dice, passa invece che lei di fatto, di là sbagliato con la gente. In che momento lei mi ha dato disponibilità con un sito di picche volte a parlare? Vari infatti, sì, è un po' assemblea, non sai troppo. La Baiano con lei, domandata lei, secondo c'è che sarebbe bene fare per il paese, per la loro borgata, per la zona. È stato fuori questo lavoro che. Questo lavoro che in sintesi. A volte dice, si è progetto per zone, quindi si chiama progetto finalizzato, Paolaro, Paolo, eccetera, eccetera, fino al centro storico, e ognuno di questi progetti finalizzati ha da dentro 15, cioè in totale 60 volte progetti specifici per Paolaro. Provetto a pensare se volessi fare un lavoro del genere per tutti i comuni. Ma se sei tutto partissimo a capire se c'è bisogno, comune per comune, e vado alla fortuna di avere un cinti come risulta, che è una fantasia, che è un po' di fare, però se non è queste condizioni che io mi sono tu fasi, io sono 60 volte progetti e tu puoi dire, vedi, ci vuole che sono fasi. E se processi integrati, a vuol dire che si tabare di agricoltura, di lavoro, aziende, di tutto, c'è che possibile, il turismo naturalmente, perché c'è il turismo. La roba che si è rimasta a fare in concreto poi è stata una cooperativa di lavoratori che facevi robe artigianali lì. Un anno dopo, poi io manco arrivato all'alluvione e portare via il capannone e tutto. Ma la roba
come penso la strada che qua mi fa queste cooperative, il mio paese ha dato la sua quota, il paese socio di queste realtà. Naturalmente la Madelesa ha detto che non si può di fare socio che danno in bestia che non lavorano, allora ci sono le proporzioni fra chi che lavora e chi che danno in bestia, per cui la roba è finita lì. E questo è il primo. E chi ha detto bene, perché che a Sarese di Tabaia a tre ore, non metti che sprogetta qui. E le ho pettiato che naturalmente tutta sette lata muore in punti. Il secondo progetto invece, che la signora, la presidente del Caramaz, non sa, probabilmente alle terre di Caramaz. Ma lei a chi viene un'altra data, nel 1997, quindi veramente una storia. Chi lo vengono a fare? Cuore d'Europa. Cuore d'Europa è un progetto di DBS. E le vengono fuori che non è lì, perché cioè tracciano i zoni che erano interessati, c'è cioè fuori un cuore. Questo si partisce. Perché cioè una volta lavorando su storie di turismo in montagna, veniva fuori che uno tu mi diceva che va male. Non si impiega, ma che di Glebone non capisce nulla. Ma se tu vai a Glebone e dici, la nostra zona è bella, la Tarvisio non capisce nulla di turismo. E viene avanti. Quindi si tagliava in un altro la possibilità di fare altri sesti. Allora io pensavo, qual è il perimetro giusto per fare turismo di montagna? Allora ti appai insieme, florano le montagne che sono dalla Carenzia alla Carniola alla Carnia. Ti apri tutte le montagne, quindi tu partissi da Monte Croce e tu passi in una città. Tu però avevi degli spazi che ti vengono fuori, avevi fuori un cuore. E quella è la chiamata cuore d'Europa. Dentro lì, tu vai a cercare tutto ciò che esiste. Non tu vuoi fare un progetto finalizzato da un particolare. Tu sei tornato a qua, tu sei che è turismo, tu sei che è alberghiero, tu sei che è marghis, tu sei che è rifugio, tu sei che è artigianato, tu chi sei tu, e ti metti a stendere, e tu diventi veramente attraibile. Ma se non vieni tu, se vieni in tutte queste zone qua, ma in nome i trasatlanti, perché che noi vogliamo. Ma fuori lì avviene tutto, però dovevi ragionare di appunto le esperienze austriache che sono un lavoro davanti a noi turisticamente, a appare gli sloveni che non sanno di appare, che a volte lì erano di nuovo a zero, voi sono in davanti tantissimo, e noi sì, casino, se restassi in mezzo alla strada, ecco, questo era un altro contributo che due abitoli. Vedo le allera, se lo ritengo brabile e intelligente, lo tornare a portare. Io che cavo è portato fino a Bruxelles. Hai avuto i complimenti a Bruxelles. Loro mi hanno detto la mia Paolo, se tutto fosse stato a presentare un progetto così in Portogallo, 4-5 comuni si mettevano insieme e il progetto arrivava dritto a Bruxelles. In Italia questa roba qui non funziona. E quindi è una questione di metodo, di presentare un progetto e riportarlo in avanti. Basta. Grazie. Grazie mille, grazie. Arrivavo. Alle già pronto, no? Alle già pronto. Buonasera a tutti, Stefano Santi, attualmente direttore di un GAR, gruppo di azione locale, no? Quindi strutture che varessero di occuparsi in maniera efficiente dal sviluppo locale. Allora, io vorrei guardare le note avvilenti, c'è chi ha detto loro, no? Però io vorrei guardare le note dei contributi,
No, prendi tutti quello che dici, sono un intervento abusivo, perché io non sono legittimato a favela di Mont, da 11 caldici il vicepresidente del Consiglio regionale, perché io sono di Buie e Culine, orgogliosamente collinare come Stefania, e che non sono in Mont, poi di favela di Mont. Io... però sì, sì, anche a Mont, fin qua che adesso è il collegio così, no? No, e... comunque, no, volevo fare curte perché è Nadia, le femmine, qualche sono arrivata e ha fatto, ma tu mi la prendi la femmina, quindi cioè, inserire qualche elemento ulteriore della discussione che si è fatta oggi, no? Un elemento fondamentale secondo me è che è des res, no? Cioè, cercare di reclamare Sandro Venturi in primo e continua a essere un tendice a fare ognuno all'interno del mondo per conso, ma non nome, anche spesso succede questo meccanismo, no? Che piuttosto che va di bene a lui, non è mio che va di male anche a me, che va di male a lui. Quindi insisti sulla questione del stress. Un altro elemento di tenere in considerazione è che il mondo sta cambiando, no? Sta cambiando, sapete, io di me c'è cosa sta succedendo. Un dei elementi è che sono cambiamenti climatici, no? Che hanno un'influenza diretta su ciò che sta succedendo in monte e potrà essere anche condizionare le dinamiche di cui casterà in monte i prossimi anni, no? Ma le prime conseguenze, io dico, è aumenti i costi di manutenzione dei trois, delle strade, problematiche di ogni tipo, anche incendio, no? Stanno aumentando. Per caso di resi, è proprio del Puglieplatano, che è successo di poco, che ha isolato una comunità, un problema grossissimo. Quindi, questa valutazione bisogna tenere conto anche di queste dinamiche che non conosciamo anche molto bene, ma che va assolutamente considerate. Un'altra questione che mi sta particolarmente a cura mia è il vincolo paralis nel falso mito del turismo che è giusto tutto. È giusto che non il mondo si fa il turismo, ma è un fatto agricoltura il mondo. Bisogna che si torni, no? Ma questo non è facile, perché è un discorso di tipo culturale. Purtroppo anche mo, il contadino in Iena, ma anche il contadino del mondo, almeno è tenuto un cittadino non di serie A, ma di serie B. E quindi non è appetibile per un giovane fare agricoltura in montagna. Bisogna tornare a valorizzare le figure dell'agricoltore, dalla centralità dell'economia del mondo, perché c'è agricoltura e il mondo vive. E, ultimo aspetto che volevi reclamare è al mostrare Giampaolo, che è quello che di vedere dopo tanti i progetti di Paolar, no? E sono pienissimi i progetti che sono in mondo, ma esiste una schizofrenia fra le bienesce dei progetti, ma anche esperienze positive, se veniamo a ricordare Sauris, UNESCO, Caspar Nicles, no? Che persone che si impegnano, come dice Stefania Buie, no? E che investiscono dal proprio, e c'è che avviene dopo mettuto in pratica attraverso le politiche di sviluppo del mondo. Io, brevissimo aneddoto, scusa Nadia, tiro che ho 2 minuti per dire a chiesa direttamente. Io e Andrea abbiamo le possibilità di essere coinvolti nella costruzione delle strategie spessare interne all'epoca Canale del Ferro al canale. Le prime riunioni che abbiamo fatto ieri partiamo su sue da mie, perché un rappresentante di un'organizzazione di categorie è richiesto dal Ministero, ma secondo voi cosa servirebbe qua? Che chi al pensa un po' che dice, secondo me mancano capannoni. Ma questa è un esempio, cioè le realtà è che si continua con politiche vecchie a cercare soluzioni che sono già state sfalimentate in passato e che si continuano a propagare. Pensai, e sono rimasto in pesto, sai, Giuseppe Renzo Boezio, no? Ma tantissimi pesi in montagna, ma perché sono stati, per qual motivo sono stati doppiati, no? Anche recentemente, anche le politiche sul sviluppo delle zone sciistiche, cioè vanno veramente vinicchi i bisogna scardinare che sistema, per scardinare questo, nessuno ha la ricetta segreta, un nuovo protagonismo
delle persone che vengono in montagna, ma che ascolti anche che vengono di fuori. E il coinvolgimento ai giovani, una roba che Andrea non ha citato, ma che mi fatta, è stata praticamente dal parco all'epoca le istituzioni le consulte dai giovani dal parco, ma cioè si è rivendo sconto che non lo sapevi, cioè che i giovani che fanno dai 10 volte ai 30 anni si aspettavano dal territorio. Dopo, grazie proprio a un intervento, un emendamento dal parco, alla diventata legge il fatto che dai consigli direttivi dal parco sei avanti un giovane a portare voce. Ecco, e il coinvolgimento delle persone giovani sta diventando strategico che fa chi. Anche le persone giovani che come Stefano ci racconta di boh, io mi chiamo sui voi fuori, i vi ho cercato il monte e riporti le mie esperienze in chiesa. Ultimissime robe, sulle zone chiamate di confine, ma che sono di collegamento, le Unioni Europee sta mettendo veramente time base a fare progetti di connessione e di sperimentazione, cioè deve essere veramente le zone di sperimentazione dell'Unione Europea. Il Podaressing anche noi tira fuori bene le esperienze di realizzare. Grazie. Allora, io mi sarei saperti di fare una allora, domanda se non devi ascoltare, se non mi ho ascoltato la sollecitazione, anche abbastanza interessante, Massimo ha già fatto un po', ecco, io ho fatto chiesa il libro di Giampaolo, e quindi non sai che se volessi dire chiamò dopo per Aulas e dopo la maresma magari chiama Massimo, così magari si arrangi la serata. Allora vi lascio il microfono, c'è un po' chi volete, se vuoi. Tante, sì. Ho preso mille appunti e condivido, no? Stavo pensando a questa cosa di Venturini, dell'allontanamento dei centri decisionali, che è quello che un po' dicevamo rispetto all'inizio, no? Cioè, diventiamo marginali non perché siamo marginali, ma perché la politica in qualche modo, no? Di spostare le cose lì ci fa diventare così. Forse non c'è neanche conoscenza, questo mi fa ritornare quell'idea della consapevolezza, no? Cioè, chi protesta? Dove sono i giovani che protestano? Stavo pensando all'età media, no? Che è il dato insieme alla demografia. È vero che andiamo via, ma stiamo anche invecchiando. E quindi, no? In 5 anni in Carmina si è cresciuto di un anno l'età media. Quindi questo dà anche l'idea di quello che è no? la capacità di rispondere poi a scelte politiche che spostano. Pensavo alla bellezza che Bertrame lo ha riportato. Io vivo a Moggio, sono dentro un parco, ma quanto poco stiamo sentendo questa potenza di vivere in un posto, passatemi il termine, così figo. Quanto siamo consapevoli che stiamo dentro in un posto così bello, quanto sta passando alle persone, un orgoglio mi viene da dire di essere in un posto che ha un riconoscimento del genere. Ma la domanda è, le persone lo sanno che stiamo vivendo in un posto così, no? Allora, di nuovo la consapevolezza, il lavoro con le persone, no? Raccontarli. E questa roba che se stiamo in un bel posto diventiamo anche attrattivi e va raccontata tutta, però non si può raccontare alle persone che è tutto facile, va raccontata alle persone che viviamo in un bellissimo posto che è in salita o in discesa, come vi dicevo all'inizio. Ritengo che le politiche sui giovani siano fondamentali perché da lì passa tutto. I giovani intanto, uno, non vanno colpevolizzati perché vanno via, perché questa è la grande, no, Stefania testimonia, che si va e poi si decide di tornare, ma è un richiamo, secondo me, di grande responsabilità a me che ho 50 anni e a chi ne ha come me, o più o meno di me, di responsabilità perché i giovani non tornano. Allora non è una colpa andare, è una responsabilità non riuscire a creare le condizioni perché i giovani ritornino, e questa è una responsabilità della politica e delle condizioni per cui questi possano tornare. Chi li sta ascoltando? Chi li sta ascoltando, i giovani, rispetto alla volontà o alla possibilità? Cosa vogliono? Cosa gli manca?
E poi sì, questa cosa dei progetti che diceva il signore della schiava, siamo vittime, vittime di una capacità progettuale magari altissima. Noi abbiamo fatto un anno, 2 anni fa, insomma, questo lavoro con, no, la Carne 2030, 300 persone, 15 tavoli, 70 incontri. Abbiamo mosso, no, abbiamo mosso un sacco di persone, raccolto idee e progetti che arrivavano là. E poi, sono passati 40 anni, mi diceva lei, e ogni tanto mi chiedo se quelle poi diventano, chi ha gambe, no? È un po' come dove vanno a finire poi tutti i soldi che sono stati spesi. Ogni tanto me lo chiedo anch'io. Allora, forse servono le piste da sci, o forse servono progetti che fanno stare meglio le persone dove stanno, persone che aiutano persone a stare lì, persone che aiutano le comunità a stare bene, ad essere attrattive, o invece di un municipio, no, faraonico, dare la possibilità di fare progetti di sviluppo con le persone, progetti sociali, dove bisogna avere il diritto di sbagliare. Io lo dico sempre, quando si fa animazione, no, sul territorio, quando si fa animazione sociale, è tutto, non c'è una via, è un continuare a provare e ad aggiustare. È un investimento? Sì. Forse meno efficace della rettificazione di una curva, perché si vede meno, lavorare con le persone dà meno evidenza rispetto a una politica che, come dire, il cemento invece è come i capannoni delle aree interne richiesti, no? Anche se poi servono anche quelli poi, perché lo ricordiamo che comunque il lavoro è necessario, insomma. Mi avete dato troppi spunti, adesso passo ad Angelo. No, ti ringrazio perché veramente sei usgnota per arrivare tanto, no? E tante considerazioni. Mi pare che tutti gli interventi siano su queste mappe concettuali, no? Si può dire un po' di riassumere così. Hai sempre un arc che cannibalizza le montagne, no? Per interesse che non sono le montagne, e che distingue invece di là lontana dalla montagna. Questo sicuramente. Il senso di una rete di ripristinare in un discorso europeo è grande, che torna a riscoprirci l'identità della montagna, che è un'identità di macro area, inevitabilmente, questo sicuramente. Agricoltura, a dire Stefano Santi, no? È vero, io dico anche culture oltre che agricolture. E non hai la possibilità di vedere avere paraglia, perché non hai chi avere, ma quando pensi che il modello culturale in chiarmi è in legge con le mostre di Monsignor Geretti, i vari poi di vedere avere, perché come scrivi perché io incrocio che assedi una vergogna incredibile, che tanti paesi vengono concentrati in un progetto che francamente con le chiarnie e con le culture della montagna ci fa, e che alla rischia anche molte volte di cannibalizzare, perché salvaguardare una maine, un plev, un itinerario che dà le storie, le profondità, sarebbe un errore più importante. E Boezio, sì, è vero, la strada è con le curve, però non mi spaventa tanto, perché forse il fatto di pensare a una lentezza del giorno di un territorio, al presto di essi una modificazione antropologica in estere, sì. Perché se non che bisogna di arrivare di corse di qualche banda, ma forse del territorio che ha bisogno di avere un'omogeneità più grande e di arrivare a digerire a proporre una roba che si diviene, che noi è di essere da un demand per fare. E è vero che insomma a Savoia sono solo un chiarnier, ma lo dice come un che l'ha sposato, una che la sangue è chiarnier, e guardi le conseguenze se sono capito per questo. Però anche è vero che insomma le chiarnie hanno tutte le dignità di essi come tre, secondo me. Le monte, non le chiarnie, le monte, il Chianal, Muec, Resi, insomma, e bisogna rispettare queste,
no crot che si risolve la questione, la chiesa del Bassarui che ha in pes e che compri in Arvasclet, a portare magari non un elemento anche di possibilità, però non è che il sistema. Forse sì, domandare alle int come te l'ha detto, c'è che la int è vuole e c'è che la int ha bisogno, potresti essere veramente un piede muto di cominciare, senza correre il rischio però di risonare con le panze della int. Perché che poi di qualche volta la int è stata una strada a ragionare con le panze e allora si magari troppo lui capanoso piuttosto che no. Il disviluppo culturale, le culture e l'agricoltura insieme. Quindi, insomma, mi pare che la sede un'omogeneità anche, no? Quindi non è fur, ne piena discussione, pieno interesse. E grazie a chi ha maneggiato le serate, grazie a chi ha partecipato, perché se fosse di cui veramente diventare un elemento interessante e curioso di essere poi responsabili. Grazie. Grazie di cuore a questi, insomma, avevi avuto un artist per questa serata, Angelo da Don Stefania. Sì, grazie tanto per la roba che mi dite, insomma, la sbira la roba che mi dite. Ecco, io vi ricordo, come vi dite all'inizio, insomma, siete voi organizzate gli appuntamenti, il prossimo sarà il 4 di novembre, lo faremo a Spilimberg, avrei un modo di avere un altro studio voleto e Marzio Mian, e due scrittori, Vignana Ferrari con loro, ecco, assieme tanti a Giuseppe Ragogna, che è vice direttore del Messaggero, insomma giornalista, e Ferrari di Balcani, un po' di Paz, che avrei sentito bisogno, anche di immigrazione, insomma, parlerei un po' dal tema della rotta balcanica e dei Balcani, insomma, ci che ha rappresentato nella storia. E assieme a loro dopo sarà anche una corazza, quando in coro, che ha fatto una bella roba, un'iniziativa solidale in quest'estate a Sarajevo, quindi veniamo anche a raccontarsi dal politico. E quindi se volesse già stare informati di tutta questa iniziativa, se già avete avanti chiamò in posta, io vengo in banchetto, potete iscrivervi e vi arriverà tutta questa informazione sulle iniziative che facete. Allora, vi sarà il massimo, venga, desidero roba, se avrai la serata, ringraziante, insomma, anche a te. E buonasera a tutti e a tutti che mi arrivano a lei. Spero di arrivare in due robe, ma sto arrivando a ascoltare altri tanti su Sion che forse anche tre, c'è già sei tanti. In tanti commenti, col fatto che io arrivo a Trieste, come purtroppo succede molto spesso, mi ha già Paolo, e un collega, Mestri, mi ha detto con l'articolo da Messaggero e mi ha detto ma ce l'hai già a fare alle robe? Ma c'è il PA, continuo a fare iniziative e sentiamo, tutto se continuo tu per manifestazione, stasera sull'arte che abbraccio, passivo, no? Ma pace! Ma sono 30.000 di loro che a volte mi chiamano, ce l'hai già fatto, tutto se è la circoscrizione, lui ha la di Pordenon, stai da chiamare. E in effetti, non ci sarà qui che avete anche sottotitoli, quindi non stai preoccupato. Però in effetti, il signore viene fuori una risposta, quindi manderai la registrazione, perché pace che il signore, io credo che se è stata fuori, c'è molto che, e lo diceva bene Stefania Grande, c'è molto che in mondo la roba si succede in prima. E tante volte la risposta si salta in prima. Allora io penso che chiunque che si ponga l'obiettivo di cambiare un po' la roba sarà di fare che percorso qui. Lo provi a accettare qualche caso, insomma, come si sta risolvendo tantissime comunità energetiche, no? Comuni di Mereti, saluti simili, assessori. La settimana che viene forse la messerà sulla comunità senderadiatica. I stiamo discutendo in aula di comunità senderadiatica, i vengono metto svesi di comunità senderadiatica. E io continuo a pensare alla secca. La secca c'è noi se no una comunità senderadiatica. Nasciuta è più di 100 anni fa. Allora la mod che di no è a fare più di un secolo fa la zona che come l'Italia la sta facendo mettendo la minata di Vestranza a prova a fare perché si è un po' lontano di Livadoro a mettere se vuole. Ma sta cercando di fare quella lì. E che l'ho fatto con la comunità. E a funzione c'è tanto di oro dalla stress di terra. Quando avevo qualche neveale, un paio di terra, ma io che sta secca per stare in pins. Allora, che è un'erba interessante, secondo me.
discorso della sbottega che è scalzata fuori sbiotto, no? La sbottega si è cominciata a serarsi in chiavi prima che tra filo di Nietzsche, perché di filosofo. E in chiavi prima, o in mon, prima che altri sbottega si è capito importante l'aver fatto la sbottega stare stessa inviata. Allora, per imprimere dalla campagna elettorale del 2018, essendo lassù, io sono lassù con altri, in un paese all'AUC, la che è una botteghe, no? Multifunzionale, e c'è la vicola fantata che era la banca. E c'è, c'è un tizio, c'è un modo di dire, io mi dicevo la stessa cosa che ho raccontato con signori ogni volta, ma mi vengono per il tre, pensando alla Indy, in particolare, alla persona essenziale, scavare lì e passi un momento di team, non è che vanno a mettere il giornale in tanto. E che volte mi ha contato una roba che mi bisogna sempre, che a me di te, sai che mi è successo tutti alla parte. Ieri non si è rotto al meglio ogni dia a fare la spesa. A disa di 9 aprile al giorno, il pane è tutto il giornale, ogni dia, ogni dia, ogni dia. Una di novembre. E io a disa mese è telefonata Sofia tu mese. E te, io che, tuo padre non è stato già il pane. La figlia del padre della macchina, l'ha messo all'auto, è venuto il padre, l'ha recolato al corridoio e non arrivava a telefonare. Allora io mi sono andato, ma il valore sociale e di welfare di che bottega lì? Troppo grandissimo. E tu vorresti di investire la politica in che roba lì rispetto al tema della sanità, no? Noi non è una questione di acquisti di lavoro da bottega di laurea. È una questione di un presidio sociale. E la roba che vuole sta succedendo è che la comunità, la scuola di ha capito prima delle istituzioni. E ha stato tornato a viaggiare la sbottega. A Stolvizza, io ero stata un'iniziativa fatta di Melius, di Kramaschi, sono stata a scuola a imparare. A Stolvizza, paese, in culo al mondo, scusate l'espressione, là che la comunità che ha trovato a viaggiare tutte le gomma, e anche la fuori questi sacchette, e hanno trovato a viaggio. E come sono due giorni che la moglie mia perché mi deve andare a roba. Non la stico pianto per il figlio di me, cioè sta succedendo, no? Tra i nostri paesi sta succedendo addirittura a Udine, non anche sia in panificio, se la scoperta di comunità patronica emerge. Allora, che se lo pensa qui, ha succedendo prima ai margini degli scarotti. E noi quindi, di chiappare, esempio di quello che anche rispetto al mondo della scuola, e si sta sapendo di la scuola di fuori, dal fuori, fuori di volte. Là che l'insegnante straordinario, che sta facendo un lavoro incredibile con la comunità. Di Glemone. Di Glemone. Dice una perfetta, insomma, e sta così, a tenere in piedi la scuola, sta diventando un po' attrattivo, faceva lavorare dentro per la comunità, perché vuole l'associazione, sta facendo un milione di cose. Però questi, chi di noi è difficilissimo fare, e si sta cominciando a fare. Però c'è il bambino di scuola, Palamini, il tema del calo demografico sta, no, impattando in maniera clamorosa, ma non dove in modo prima, ma lì di no. Ma qui alle due, ti invia per la scuola materna di Tom e di Mere. Ma c'è chi forse ha di mano. Allora, che sono messa lì, capisci che sta succedendo, capisci dove la sta affrontata prima, c'è molta possibilità di affrontarmi. E dopo il mondo, è una roba che secondo me è straordinariamente importante. Che lei senza limiti. Io ogni tanto ho l'impressione che non senza limiti lo vinto perduto, lo stiamo perdendo. E il mondo proprio da parlare di rive su, e senza limiti lo ha. E voi invece, stanno succedendo robe che a sé che non limiti non vinto. Per cui, io, è stata fatta una conferenza stampa, che viene forse giornale di dalla Camera di Commercio, no? Di Pordenone, di Trieste, di Pagasone insieme, no? Cadisi, che ha commento, nuove sopra, le infrastrutture, le città importanti, le piste radio, è una di chiese del cimpello gemone. Ma c'è bisogno della Quisbergs, dal Veneto parla in Aus, che bisogna Quisbergs. Smente ansi, o forse in fede di non sapere che il progetto in pinzo è per il cimpello gemone, alle che ti approvò pilons di 36 metri per sole d'artigimento. No, patrimonio UNESCO. Capisci che lei non è patrimonio UNESCO. Allora, c'è i dei di limiti, c'è i dei di sviluppo. Isacchè che noi interfiamo da questi territori. O c'è che sta succedendo sulla SIOT. No? Un'impresa, anzi, un consorzio da SBOT, no? Sorelle del petrolio, la scrapping, no? Shell, Exxon, eccetera, eccetera, che stanno facendo quattro progetti di Sant'Orlino della Valle Reale, Chiavace, Paluce, Ciuciuguin, la Cadisica ha fatto un implant per la transizione energetica, per migliorare, no?
perché dici in fasi di cogenerazione di metano, scaldino e petrolio, ma su consumare manco l'energia via la Germania. E ne c'è un qualcuno clamoroso, perché in realtà in Italia abbiamo qualche grande impatto, che in plastica di cogenerazione lì è un impatto abbastanza. Vincevo 1000 tonnellate, per ogni plant vincevo 1000 tonnellate di anidride carbonica ad anno, 30 tonnellate di ossido di azoto. E dopo una vaia di, c'è un marchio che abbiamo passato per transizione ecologica, c'è un marchio che ha tenuto in base ai certificati verdi, e a guadagno, che si è messo lì, non ho bisogno di base, 4 milioni se mi ad anno per ognuno dei plants. Tu un investimento di 6 milioni, quindi tu non hai niente, recuperi tutti i base che spingi per fare un plant. No? Dopo uno si dice, però, te ne ben dalla chiave, no? Ben della comunità, perché dopo forse cal resta sul territorio. Allora chi recupera senza limite, ascoltare le comunità che a partire dalla chiave si stanno avviando su questo, a lei io penso una cosa interessante. Ici è, non faranno se lo mio, come tu, c'è di fare la politica, c'è di fare. Io penso che avete di ascoltare robe come questo signore Sfurusnio da qui e cambiamo un po' la rotta. Cambia paradigma, sempre di sviluppo. La sinistra della centrale Gemona, che insomma io spero che non metti che passi in patiata a qualche mondo mandare in denaro. Ma ti capisci un po' tra i bestia, sono, voi sono di nuovo in quelle fasi quella che pensano le tanti. Per un motivo o qualche altro. Il problema è che non ti ho spendito. Quindi continuamente, effettivamente su un plan sinistro, 60 milioni di euro. No? Tra i ultimi 15 anni, 245 milioni si mette sui poli sinistri. Allora, non commenta se Bernata passare che il clima sta cambiando, no? E che tal giro di pochissimi science che in plan salì a San Sierra. Eppure, il consiglio di Anà, ogni volta che arriva nelle reale, qualche du, che ha citato prima, per dire, se vedo dove andare, no? Lì c'è il problema, lì è un castello lì, che è la mia, no? Che chi vuole essere il parametro, allora i paesi che investite, altro bisogna spostare. Come rispetto a tutte le città dei municipi prima, no? Cioè pensate a spendere 5 milioni di euro per regolare un municipio in modo alle follie. No? Così in due cose, io lo dico più volte, la dico più schio, con chi messa lì si paga 50 animatori di comunità che fanno il lavoro, che fanno il lavoro, per tre anni, che poi fanno partire, prodiesco, che fanno 50 giovani, sbrascandè, in dettaglio, in modo, appunto fa un lavoro di animazione territoriale, fa un lavoro che fa Cramara, Sastolvizza e altri sluzzi, la volta che fa Nota Svalardes di Giampaolo e di Nero. Allora, cammini, investiamo sulle persone, no? Sui giovani che hanno bisogno di restare, su chi ha la capacità e la competenza di farlo. Un po' manco il Madons, un po' manco strada, se un po' più investimento sui chiavi dalla IN. No? Io credo che sia che ECR, in puntone Raule, che l'ha dovrato, anche un po' di volte sono anche da resistenza. Storicamente fa stare, no? La nostra cultura, in qualche maniera in particolare in mondo, ma a me è anche di importante veramente, non come Pativini, Ignazio Benito Maria, no, presenta sempre, già in momenti sgarigi, ma perché non esiste, tra srombes, che noi pensiamo che siano importanti, se esiste tra le esperienze che lo stanno insegnando, è possibile immaginare. Altri differenti. Lo stanno già facendo, tante comunità, tante persone, sperando che anche la politica e le istituzioni alle di noi. Non ci saranno i fanestri, vengono sulle mani e mi rimane anche sì. Grazie.